Danilo Gallinari, oggi una brutta partita dall'inizio alla fine, sia in attacco che in difesa. Sì, è stata una brutta partita, loro sono riusciti a controllare la partita sin dall'inizio, sono stati più bravi di noi su tutti gli aspetti, e quindi insomma, brutta partita, abbiamo un giorno per riposare, allenarci e arrivare un po' più pronti per la partita di venerdì. Perché appunto sono state 3 sconfitte consecutive, però le altre 2 partite avevate comunque lottato, oggi invece è un po' mancato proprio qualcosa. Sì, è mancato, penso sia mancata la tanta energia, intensità, sinceramente è mancato un po' tutto, siamo andati anche sotto di 20, insomma è una partita da dimenticare, può capitare una stagione di così tante partite, speriamo non capiti più. Un po' di frustrazione inizia ad esserci dopo 3 sconfitte? Ma sicuramente un po' di arrabbiatura sicuramente c'è, perché non siamo abituati a perderne così di fila e soprattutto a perdere non come vogliamo noi, senza lottare le partite fino alla fine. Purtroppo stasera è andata così e quindi sicuramente siamo arrabbiati, speriamo di trasformare poi questa rabbia in positività e energia nella prossima partita. Certo, quindi in NBA ci sono sempre tantissime partite, dimenticare e pensare alla prossima. Sì, fortunatamente ne giochiamo veramente tante, quindi l'NBA ti dà la possibilità insomma di dimenticare subito tra 2 giorni, giocare un'altra partita, giocare, magari vincere e quindi dimenticare la sconfitta di stasera. Esatto, battere i Warriors cancellerebbe tutte le arrabbiature di queste ultime 3 sconfitte. Sì, sicuramente, la squadra più in forma del momento, la squadra più forte del momento, e quindi stanno facendo molto bene. Noi non siamo così in forma attualmente, però insomma è una partita che dobbiamo lottare, cercare di portare a casa. Perfetto, in bocca al lupo.